a tutti, sono Octane, pure fibre italiane, e mi sono operato da pochissimo del dente del giudizio, ancora mi fa male, per questo gli ultimi giorni non avete visto video e ancora mi fa male parlare velocemente, però ci sto provando. Come vedete abbiamo cambiato inquadratura e di tanto in tanto vedrete i video direttamente da questa inquadratura qua, soprattutto nella intro e nell'outro. Se vi piace like, se non vi piace like lo stesso, perché comunque mi sono impegnato. Prima di iniziare questo video lasciatemi dire una cosa. Prima di tutto, se conoscete la persona di cui si parlerà in questo video, siete proprio dei monellini, lasciatevelo dire. E se i vostri genitori vi dicono di non guardare questo video proprio perché c'è quella persona, allora anche loro sono dei monellini. Detto ciò, penso che si possa iniziare col video, quindi godetevelo tutto. Right, I'm excited. I've only ever played this once. Actually, I ranked 28th, I think was my best. But that's because I hid the whole time. I didn't even have a gun. Guns are overrated. 28esima, nascosta, senza armi, riuscireste a superare questo record? In un prossimo video ci proviamo, promesso, anche se so già di superarlo, cioè, facilmente. Basta stare in aria tutto il tempo fino a che non atterri e poi nasconderti di cespuglio in cespuglio e roba del genere e ce la fai benissimo ad arrivare nelle posizioni più alte, potresti anche arrivare secondo solo così. Veramente easy. You may be in a team game. What do you mean? Well, I noticed on the left there are three other names next to yours. Uh-huh. So I'm wondering if maybe those are your teammates. Instead Do I going... kill them? No, you would be on their team. They would want to talk to you. Hello, friends. Vedi, quelli sono tuoi compagni. Oh, ma devo ucciderli. Ma se sono tuoi compagni, ma perché devi ucciderli? Oh, beats don't work on PS4, says Chan-O-Chan. Oh! Well. That makes no sense. Che poi io mi chiedo veramente, ma come fa a buttarsi in posti dove si butta un sacco di gente a sopravvivere così tanto? Cioè, ti butti a corso commercio e non ti sparano in 0-2. Yeah. You should unplug them though. Oh yeah, that's right. Because the TV. There you go. Please don't kill me. No, that's what I'm saying. I think that's your teammate. Oh. They gave you a gun. Oh. Oh no, I'm gonna get killed. Oh no, 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 no. Turn around. Which way is it coming from? Una cosa che accomuna tutti, ma dico tutti i giocatori alle prime armi di Fortnite, ditemi se non siete d'accordo con queste robe. Numero 1, appena vengono colpiti iniziano a girarsi e sparare a caso a non si sa dove. Ma cosa ti giri a random? Non è che se ti giri e spari a caso becchi il nemico. E numero 2, nonostante il fatto che ci sia una bella freccia rossa a indicare dove sono i nemici, no, non la prendono neanche in considerazione, perché chi se ne frega della freccia rossa, giriamoci comunque a caso. I don't wanna play team matches! Well then you shouldn't have selected team! You think I know how to aim? Well, I mean on the map, yes, you do know how to aim, you've played this before. Oh, I'm just dropping. Yeah, go, 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 go. They go in faster. Yeah, I don't They're know how to go faster. Aim down. You got too much wind resistance. Is it my boobs? Like Superman. No, it's not your boobs. Wee, do a backflip. Do a backflip, bitch. This is the most fun part of the game to me. They can shoot you in the sky if they get a gun. What? And I'm already dead. No, just turn around where the bullets are coming from. Remember we taught directions? There, bottom right. I don't have a gun though! So clog their gun with your blood. I can't. They are gonna hit me before I play 77th though. Yeah. Stessa roba di cui parlavamo prima, anche qua nella prossima clip si butterà pinnacoli, il vecchio pinnacoli, quello ancora intero, e nessuno, ma dico nessuno, per un sacco di tempo gli sparerà. Cioè provate ora ad andare a pinnacoli e mettervi in mezzo alla strada senza fare niente. Verreste uccisi in 0-2. Okay, I need to survive and get a gun, which is, I think, what Guns are in treasure chests and buildings. I found them, like... Let me in. Let me in. There we go. Oh, I found something. Ooh. Slurp juice. Hey, I've been tricked by that before. What does it do? You don't want it. It gets you not texted back. No, 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 fuck, fuck, fuck. Well, you figured out how to crouch, that's something. I am improving, though. Well, numerically, but that's...
I think the point of the game is to hide. I really do. I'm about to find the biggest cheat code, and that's to hide the whole time. You guys are gonna love this stream. I think the cheat code is to shoot other people. Ben detto, infatti quando ho aperto il canale, cioè quando facevo i primi video di Fortnite, era il consiglio che davo a tutti anch'io: state nascosti se siete incapaci. Poi ho capito che era sbagliato. I understand the objective of the game. Yeah, but you're not doing it. But I can't do it. But you're staying in one spot and you're going, oh, I wish I had a gun. Look for one. Ooh, che spinta. Oh shit, I see someone. Oh my god, crouch. Yeah, that's a good plan. He doesn't see you at all. He's just running right at you. Dance. Oh, he got that! Wow, that poor guy. He never saw it coming. Oh my god, that's amazing. I literally was like, if I don't move, he might not see me. Questa clip ha numerose cose strane, ma la cosa che non capisco è perché il tipo balla alla fine. Hai ucciso due giocatori senza armi, senza niente, e balli. Bravo, bravo. Come se avessi ucciso Ninja, Meat e Nick e Turtle tutti insieme con un solo colpo. Cioè, balla, balla. Comunque, dopo un sacco di partite senza armi, finalmente trova un'arma. Riuscirà a uccidere qualcuno? Scopriamolo. Yeah, you're... How do I pick up the gun? You're doing stupendous. How do I pick it up? Alright, it's a shotgun, so you gotta get in close to use it. Okay. L2 to detonate it, says Neil Chaim. Oh, you threw more than one. You couldn't even wait until you were at 53, that would have been your next best. What did you think was gonna happen? I don't know. Send invites to epic. I don't know. Oh, please don't kill me. Swing at him. Yes. You were so close. I tried to crouch. Yeah, but you should have tried to hit him. That was the most damage you've done to another player the whole time. Is that man her servant? It's my Alfred. I want to see you get a kill. Yeah, I want to get a gun. I think that'd be really cool. Chiaramente, dato che da sola non combinava molto, è meglio spostarsi a squadre che prima ripudiava ma adesso vanno bene. Oh my gosh! It's more like a shack. Here's the door. He made it himself, yeah. Though. It's still I'm looking for the door. Oh shit. Oh no, I got locked out. Thank you. Hello, friend. There you go. Eyes bud out. Mia's crib. Yeah! Welcome to MTV Cribs. Made out of loose debris I found by the train. Oh my god! This guy has already given me more than any ex-boyfriend ever has. He built me a house. He dances with me. Oh, okay. Oh no. Get back, get back. Oh no, 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 no. Harvey! No! Revive him! Revive him! No! At least we died together. Oh. Ehi tu, se il video ti sta piacendo, considera l'idea di iscriverti a questo canale. Ma ricorda di attivare anche la campanella così da non perderti altri video come questo qui. È semplicissimo e a te non costa proprio niente. Scusami se ti ho disturbato e adesso ti lascio al video. Ciao, ciao, ciao! Mia non solo ha giocato a Fortnite, ma ha utilizzato appunto il gioco, il suo canale Twitch e le sue stream in generale per fare della beneficenza a un'associazione contro la per la prevenzione del suicidio. Secondo me è una cosa molto toccante, soprattutto che queste personalità che riescono a accumulare grandi numeri tramite le loro stream utilizzano poi questi soldi perché vengano donati, diciamo, alle associazioni. Tantissimi di voi magari potrebbero dire, ma perché proprio un'associazione contro il suicidio quando magari c'è quella per curare il cancro, la WWF o Save the Children o qualsiasi roba? Beh, tutti quelli che non hanno donato quanto ha donato Mia devono solo che stare zitti, perché non potete parlare se non avete donato le cifre che ha donato lei. Perché ognuno, con una certa discreta somma di denaro, deciderà lui a che cosa devolverla, diciamo. Oh. So you guys live in Norway? Yeah. Yes. And how old are you? I'm 18. Oh. Babies. He's legal. He's like, oh god. $15 and I put his head in my mouth. Perfect. Oh shit! Baker Brown just donated $15! Let's go, Toulouse! Let's go! You know what a time it is! Oh, he put his whole head! His whole head! Decorius Kane donated $20 and says, please don't put his head in your mouth. Oh no!
Povero cagnolino. Però anch'io vorrei finire nella testa di Mia. Ma non con la testa. Ok, these boys are way better at this game than I am. Oh, I died immediately. She got shot in the I'm back. I'm just watching them now. Thank you. Thank you. They're so nice. You're not doing anything to help them. They're doing all the work. I love Norwegian people. It's my favorite country in the world. Anche oggi ringraziamo la pura fibra italiana, sono qua, grazie mille per essere iscritti, noi siamo già in 167.000 che siamo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi di questo video, lasciate un piace, condividetelo con i vostri amici e i vostri compagni di team e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!